Si nascondeva all'interno della sua abitazione il super latitante Antonio Pelle alias La Mamma, alla macchia dal 2011 dopo aver ottenuto gli arresti ospedalieri a Locri per le sue condizioni di salute indotte da un dimagrimento volontario ed evaso senza più lasciare traccia. Lo hanno scovato gli uomini della squadra mobile diretti da Francesco Rattà. Il covo di Pelle era stato ricavato in un vano segreto fra due camere dell'abitazione di famiglia. È uno dei più imponenti sbarchi che si registra al porto di Vibo Marina, dove stamattina all'alba sono giunti 725 immigrati, tratti in salvo un paio di giorni fa dall'Aquarius. La nave di SOS Mediterraneo, che opera in partenariato con Medici Senza Frontiere, li ha avvistati al largo della Libia, a nord-ovest di Tripoli, stipati in un barcone di legno che rischiava di affondare. Una traversata faticosa, ci racconta questa ragazza di 19 anni, in attesa di partire da gennaio scorso. È in questo laghetto di Laureana di Borrello che potrebbe essere stato gettato il corpo di Maria Chindamo, l'imprenditrice agricola di 44 anni scomparsa nel nulla dal 6 maggio scorso. È una delle tante ipotesi al vaglio degli inquirenti che da 5 mesi indagano sulla misteriosa sparizione di Maria. Gli investigatori sembrano non avere alcun dubbio. Maria Chindamo è stata uccisa e il suo corpo occultato. Professore Teti, sfatiamo o non sfatiamo questo mito del terremoto dei 100 anni? Diciamo che molti indizi, molti segnali che arrivano pure dalla storia, dalla memoria orale, ci dicono che un certo periodo di anni sono buoni perché qualcosa avvenga. Allora non dobbiamo cullarci con il fatto che se non è avvenuto finora non avverrà domani. Sulle sue spalle 400 partite nei professionisti, 46 gol ed una miriade di assist. Un giocatore di assoluta esperienza. Da qualche ora al servizio della Vibonese, la squadra che ha riportato in Calabria Francesco Favasuli, nato a Locri, lì dove 15 anni fa partì la sua carriera.